si dà segnalazioni di alcuni cittadini, sono venuto a sapere, poi ho riscontrato personalmente che l'accesso agli atti pubblici, quindi non hanno nessuna tutela dal punto di vista dei dati sensibili, ma lo stesso è il fatto che il cittadino acceda a questi atti, ovviamente un professore ritengo che sia una cosa non idonea per il mezzo come il Comune Empoli, indagando un po' sul fatto che questo ragionamento del servizio che il cittadino è avvenuto per assegnare, no, giustamente a un'emergenza un ufficio idoneo per le proprie funzioni, però credo che questa situazione sia non idonea al servizio offerto appunto ai cittadini, ai professionisti, a persone che comunque nella stessa postazione rilasciare anche dei reclami alla pubblica amministrazione, quindi ritengo che questa situazione non sia idonea. Non so che dalla Giunta appunto se intendo fare qualcosa, se intendo idonea questa sistemazione del servizio a seguito del cambiamento di stanza tra virgolette interna e alle nuove nomine dei nuovi dirigenti interni. Grazie. Grazie. Presidente. Previsto la città motore non è dirigente, questa è solo una puntualizzazione. Previsto che per l'amministrazione comunale il diritto di accesso agli atti con tutta l'attività di trasparenza della pubblica amministrazione sono dei diritti fondamentali dei cittadini per promuovere e identificare il buon andamento della stessa, come disegnato anche dal recente documento a livello circondariale del progetto biennale dalla conoscenza al cambiamento, finalizzato a arrivare a qualificare i servizi aumentando la produttività e la trasparenza della pubblica amministrazione, le competenze dei dirigenti e dei dipendenti, nonché estendere l'uso delle nuove tecnologie e strumenti prodotti dall'amministrazione digitale, la diversa collocazione dell'ufficio accesso agli atti ha avuto una natura transitoria determinata dalla necessità non di fornire un nuovo ufficio al dirigente, ma di effettuare lavori di manutenzione per l'eliminazione di umidità delle pareti dell'ufficio originario. I lavori si sono protratti per circa 15 giorni, al termine dei quali è stata ripristinata la precedente collocazione. Nella consapevolezza che la maggior parte dei documenti dei quali è richiesto l'accesso non contengono dati sensibili, è chiaro che l'amministrazione comunale continuerà a costruire ai cittadini un servizio idoneo alle loro esigenze ed è proprio in questo senso che stiamo adottando una serie di accorgimenti per poter maggiormente favorire l'accesso dei cittadini ai servizi dell'ente. Io comprendo bene la preoccupazione del consigliere Borghellini in merito a voler assicurare ai cittadini il miglior servizio possibile. La comprendo e la condivido e lo ringrazio quindi per avermi dato l'occasione di intervenire in questo consiglio sull'argomento. Vorrei rassicurare intanto che ci adopereremo in futuro come ad oggi per garantire efficienza e trasparenza nel diritto di accesso agli atti come tutti gli altri servizi anche a carattere più rilevante di quello segnalato in questa occasione. Grazie. Sul fatto che all'interno della stanza il responsabile dell'ufficio URP non abbia ricevuto persone e non abbia svolto la sua attività nell'ultimo periodo, pongo qualche dubbio che siete pubblica perché non ho informazioni. Quindi questo mi permette di sentire. Per il resto credo che la questione non sia importante, anzi, tutt'altro, perché prima di tutto la collocazione che lei insegna non è per niente idonea perché è stato vicino a un ingresso dell'ufficio, sta parlando di una postazione totalmente idonea. Quindi non è una cosa rilevante perché se solo un cittadino deve venire presso il comune a rilasciare un reclamo, farlo venire in corridore non è perfettamente idoneo. Quindi non è un problema da sottovalutare, è un problema importante e fondamentale soprattutto nel rapporto della pubblica amministrazione con quello dei cittadini, perché ci vuole anche un minimo di serietà su questo. Quindi apprendo che comunque questa soluzione è una soluzione provvisoria, mi auguro nel giro, se i problemi sono stati risolti, mi immagino che già da domani mattina se ritorno in comune vado in quella stanza dopo le persone a dare gli atti in questo. Quindi mi fa piacere, domattina personalmente ve lo posso dare. Bene, grazie. Allora, nome dei giocatori. Lenzi di Mura Sgracci. Sì. Due volte a fila. Borghellini. Anch'io ero. Brava. Chi è?
niente. Non è costituzionale. Allora, punto numero 4, è democratico, penso di inserire. Il padre della sezione del Consiglio Comunale numero 26 del primo dicembre 2010 approvazione. Quanti sono i votanti? Allora, io sono.
regionale, e quindi appunto nella al comune ne è soltanto chiesto, al comune già possiamo dire Bari, e all'ARPA di Bari, la controlla il campione sempre per il 5% delle richieste che vengono rilasciate, e che hanno una decorrenza di hanno una validità di 4 anni, perché se non sono state variazioni, non sono state inviate variazioni, comunque viene rilevato in modo più facile. In questo c'è da segnalare che all'interno di questo regolamento, appunto, quando si parla anche di aperenti o di assimilate alle domestiche, nelle assimilate alle domestiche vanno anche inserite tutte le tipologie di aperenti, derivanti anche dagli impianti di filtrato, delle cucine, per così dire, poi altre cose non quando ce ne sono, e comunque abbiamo abbastanza discusso anche all'interno delle domande. Grazie, domande, consiglieri? Andiamo in dibattito, chi vuole intervenire? Ci sono interventi? Ci sono interventi? No. Beh, chiudiamo il dibattito. Grazie di voto, prego consiglieri. Per una dichiarazione di voto, perché tutti siamo favorevoli, quindi, ma era per dire una cosa, che il comune bisognerebbe che si facesse interprete quando non c'è appunto l'allacciamento né alla fognatura e quindi non va alla discarica, ecco, alla depurazione, già far presente all'atto assegnato il comune e il socio che non devono pagare né depurazione né fornitura, e qui si dimezza la bolletta dell'atto. Dico che questo non è vero. Io mi sono fatto un termine normalmente, mi dispiace, anzi non mi dispiace, ho fatto l'interesse dei cittadini facendone arrivare anche nella zona, questo io, più di 50 o 60 proteste che hanno fatto il rimborso dell'acqua, cioè non è che il rimborso è scambio via via, io stesso ho pagato circa 600 euro e le scambio giù dalle bollette, cioè, questo andrebbe fatto, perché non si può, uno fa l'allacciamento, non ha né la fognatura né la motivazione, che piacerebbe, però probabilmente i costi sono tali per cui tanto questo io per la scaricare in alto comunque. Però non ci pensano molto a mettere la bolletta in terra. Io ho dovuto fare tre domande prima di avere indietro una lettera, e gli altri tutti vicini perseguirono lo stesso, prima di avere indietro una lettera e avere indietro il rimborso. So se si può fare di dire. Questo è il regolamento alla SDA, avete presente, nelle bollette, fare la bolletta dell'acqua, se fare le tariffe, e questa gente non ha. Non deve pagare né la fognatura né la depurazione. Tutto per il resto va bene, grazie. Bene, grazie. Mi sono attenuto il voto. Bene, ma sono prego. No, semplicemente per dire che, come ha detto l'assessore, diciamo, questo giorno. La situazione è conseguenza di un aggiornamento normativo dovuto al decreto legislativo 152 che applica un del 2006 che praticamente supera le leggi del decreto e la legge regionale del 2008 che rendono inevitabile questo tipo di passaggio in consiglio comunale. Io penso che il nostro